Buongiorno amici, allora stiamo per ripartire per andare a Losanna. Speriamo questa volta di trovare i mercatini che non abbiamo visto fino ad oggi. Su Google c'era scritto che c'erano fino al 31 dicembre o fino in alcuni casi fino alla Befana, io non li ho visti comunque, speriamo di trovarne ancora. Vi ricordo di attivare la campanella per non perdere le priorità acquisite. Scherzo, vi ricordo di attivare la campanella per seguirci nelle nostre avventure. Questo è il mio canale, Camperando con Attila, e il mio nome è Katia Drizzi. Lo state memorizzando? Buongiorno amore, ma guidi tu oggi? Eh? Sei tu al posto di guida? Guidi tu? Eh? Sei tu che guidi? Sì? Amore, ciao! Guidi tu? No, mammina, guida papà! Ah, va bene, va bene. Buongiorno a tutti amici, vi state chiedendo come mai Davide è di nuovo là sopra? Perché ieri sera mentre stavamo viaggiando abbiamo sentito una botta e praticamente ci siamo fermati e abbiamo visto che c'era il gobone lassù con i pannelli solari aperto. Meno male che le cerniere hanno retto bene perché si sono un po' slabbrate forse perché vedo un po' un angolino lì un po' più aperto comunque. E Davide si era dimenticato forse di chiudere, di chiudere bene il gomone, la fretta di partire. E così entrando anche lì nell'angolo si vede, si è un po' modificato, vabbè, lo aggiusterà. Nella fretta di partire siamo partiti, non avevamo controllato fosse chiuso bene e quindi boh, entrando l'aria si è aperto. Adesso si erano scollegati i fili dei pannelli solari, adesso Davide è andato a collegarli, poi appena ci fermeremo di più rimetterà poi a posto il tutto. Eh? A posto, va? Bene, bene. Adesso vado a chiuderlo bene perché non voglio correre il rischio un'altra volta per farlo. Senti Attila come urla. Niente, adesso chiudo e vado a portarlo un po' fuori prima di ripartire. Vi faccio vedere il disperato. Allora, cosa c'è? Aspetta, fermo lì che ti metto il guinzaglio, che siamo in mezzo alla strada. Fermo, fermo. Saluta tutti. Ciao, ed eccoci arrivati a Losanna, che da più di 100 anni è la capitale olimpica che ospita il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale. Nel 1993 il CIO fondò il suo unico museo ufficiale sulle rive di questo lago, il lago Lemano. Diciamo che la sua posizione con le montagne offre la possibilità di fare parecchi sport, per questo che è situato lì. Mercatini non sappiamo se ne vedremo perché non si capisce qua. E vediamo. Intanto ci ascoltiamo questa bella musica romantica dove Davide ogni tanto mi delizia con le sue performance. Adesso si è calmato, ma dovevate vederlo prima. Si lascia prendere la mano ogni tanto. Niente, oggi niente. Oggi niente. Guardate che bello però. È anche una bellissima giornata. Que ya no puedo más.
stazione, Losanna, capitale olimpica, e lì e alcune persone si concedono anche il lusso di andare a piedi al lavoro. Losanna ha 145.000 abitanti e non ha nulla da invidiare alle megalopoli, poiché offre un incredibile ventaglio di attività culturali, teatri, musei, compagnie di danza e festival di fama internazionale. Praticamente mentre continuiamo a guardare i mercatini vi racconto anche un po' di storia. È una città comunque dove vivono persone provenienti da tutto il mondo. Parlano qua il vero losannese, sa parlare francese, tedesco, italiano, inglese e anche molte altre lingue, mamma mia. Guardate qua che bel panorama che c'è. Alla fine anche noi abbiamo ceduto. Io ho la cioccolata calda e Davide non lo so. Vediamo che cosa porta ora. E crepe per Davide. Grazie. Sì, sì, vai, vai. Sfondati, sfondati. Poi piangi come i coccodrilli. Cioccolata calda. Buona.
Pure il treno a due piani non l'avevo visto, l'ho visto solo qua, ma mi hanno detto che c'è anche in Italia, solo che non l'avevo mai visto io. Siamo rientrati al camper e adesso con queste lucine notturne partiamo, perché domani mattina dobbiamo incontrare un'amica e faremo un video poi insieme. Quindi con questa lucina notturna vi salutiamo, vi auguriamo la buonanotte. E se il video vi è piaciuto, metteteci un like, condividete e se non vi siete ancora iscritti, fatelo. Camperando con Attila. Noi partiamo per un'altra giornata, un'altra avventura. Ciao!